I regni della biomedicina e del business potrebbero sembrare mondi a parte, ma la loro convergenza sta rimodellando i settori in modo profondo. L'innovazione biomedica non è più confinata ai laboratori e agli ospedali. Si sta riversando nel mondo aziendale, trasformando il modo in cui le aziende operano e come i leader gestiscono. Questa intersezione presenta opportunità di crescita senza precedenti, ma richiede anche una nuova comprensione del panorama in evoluzione della salute e della tecnologia. Il ritmo rapido dei progressi biomedici, dall'intelligenza artificiale nella diagnostica alle terapie di editing genetico, sta offuscando i confini tra l'assistenza sanitaria e altri settori. L'impatto è particolarmente evidente in aree come la salute e il benessere dei dipendenti, dove le aziende stanno sempre più sfruttando le intuizioni biomediche per migliorare la produttività e ridurre i costi sanitari. Questa convergenza non riguarda solo l'adozione di nuove tecnologie. Si tratta di reinventare il rapporto tra la salute umana e il successo organizzativo. Uno dei modi più significativi in cui la biomedicina sta trasformando il business è attraverso l'ascesa dell'assistenza sanitaria personalizzata. I progressi nella genomica, nell'intelligenza artificiale e nei sensori indossabili ci consentono di comprendere i rischi per la salute individuali e le predisposizioni con una precisione senza precedenti. Questo passaggio alla medicina personalizzata ha profonde implicazioni per le aziende, in particolare nella gestione della salute e del benessere dei dipendenti. Immaginate un futuro in cui le aziende possono offrire ai propri dipendenti piani sanitari personalizzati in base alle loro predisposizioni genetiche e scelte di vita. Questa non è fantascienza, sta rapidamente diventando realtà. Le aziende stanno già collaborando con aziende di test genetici e start-up della tecnologia sanitaria per fornire ai dipendenti screening sanitari su misura, piani nutrizionali personalizzati e persino consulenza genetica. Questo approccio proattivo all'assistenza sanitaria può portare a una diagnosi precoce dei rischi per la salute, a interventi più efficaci e, in definitiva, a una forza lavoro più sana e produttiva. L'integrazione della biomedicina nel business va oltre la semplice gestione delle malattie. Si tratta di dare ai dipendenti gli strumenti per assumere il controllo della propria salute e del proprio benessere. La tecnologia indossabile, ad esempio, consente ai dipendenti di monitorare i propri livelli di forma fisica, i modelli di sonno e i livelli di stress in tempo reale. Questi dati possono essere utilizzati per incoraggiare abitudini più sane e promuovere un ambiente di lavoro più attento alla salute. Le aziende stanno anche implementando programmi di benessere sul posto di lavoro che incorporano intuizioni biomediche. Questi programmi vanno oltre le tradizionali iscrizioni in palestra e offrono un approccio olistico al benessere, tra cui supporto per la salute mentale, tecniche di riduzione dello stress e guida nutrizionale. Investendo nel benessere dei dipendenti, le aziende non solo creano una forza lavoro più sana e felice, ma riducono anche i costi sanitari e migliorano la produttività. Il ritmo rapido dell'innovazione biomedica richiede ai leader aziendali di adottare una mentalità di lungimiranza strategica. Ciò significa essere sempre un passo avanti, anticipare le tendenze future della biomedicina e comprendere come queste tendenze potrebbero influenzare la propria attività. Implica anche promuovere una cultura di apprendimento e adattamento continui all'interno dell'organizzazione. I leader aziendali devono impegnarsi in un dialogo continuo con esperti del settore, partecipare a conferenze del settore e investire in ricerca e sviluppo per rimanere informati sui più recenti progressi della biomedicina. Questo approccio proattivo consentirà loro di identificare opportunità di innovazione, mitigare i potenziali rischi e posizionare le proprie aziende per il successo in un panorama sanitario in rapida evoluzione. Sezione 5. Destreggiarsi tra i rischi dell'integrazione biomedica.
Sebbene l'integrazione della biomedicina nel business sia molto promettente, presenta anche potenziali rischi e dilemmi etici. La privacy dei dati è una delle principali preoccupazioni, poiché il crescente utilizzo di test genetici e tecnologia indossabile solleva interrogativi sulla proprietà e la sicurezza di informazioni sanitarie sensibili. Un'altra considerazione etica è il potenziale di discriminazione basato sulle informazioni genetiche. I datori di lavoro devono garantire di utilizzare i dati genetici in modo responsabile ed etico, senza discriminare i dipendenti in base alle loro predisposizioni genetiche. È fondamentale che le aziende stabiliscano chiare linee guida etiche e politiche sull'uso dei dati biomedici per mitigare questi rischi e creare fiducia con i propri dipendenti. Sezione 6. Coltivare una cultura di innovazione e resilienza. Per muoversi con successo nel panorama in rapida evoluzione della biomedicina e del business, le aziende devono promuovere una cultura di innovazione e resilienza. Ciò significa incoraggiare la sperimentazione, abbracciare nuove idee ed essere a proprio agio nell'assumersi rischi calcolati. Significa anche creare un ambiente in cui il fallimento è visto come un'opportunità di apprendimento e in cui i dipendenti si sentono autorizzati a sfidare lo status quo. Promuovendo una cultura che valorizza l'innovazione e l'adattabilità, le aziende possono posizionarsi non solo per sopravvivere, ma per prosperare, di fronte al cambiamento e alle interruzioni costanti. Sezione 7. Il ruolo in evoluzione della leadership in un mondo guidato dalla tecnologia. L'integrazione della biomedicina nel business richiede una nuova generazione di leader che possiedano una miscela unica di alfabetizzazione scientifica, competenza aziendale e consapevolezza etica. Questi leader devono sentirsi a ease con l'ambiguità, essere abili nel districarsi in complessi dilemmi etici ed essere in grado di prendere decisioni strategiche di fronte ai rapidi progressi tecnologici. Devono anche essere comunicatori qualificati, in grado di tradurre concetti scientifici complessi in strategie aziendali attuabili e comunicare la proposta di valore di queste innovazioni alle parti interessate. La capacità di costruire fiducia e promuovere la collaborazione sarà fondamentale man mano che i leader affronteranno le implicazioni etiche e sociali dell'integrazione della biomedicina sul posto di lavoro. Sezione 8. Costruire un futuro sostenibile attraverso la biomedicina. La convergenza tra biomedicina e business rappresenta un'opportunità senza precedenti per creare un futuro più sostenibile. Sfruttando il potere della medicina personalizzata, possiamo passare a un sistema sanitario più preventivo e proattivo, riducendo il peso delle malattie croniche e migliorando la salute generale della popolazione. Inoltre, l'integrazione della biomedicina nel business può portare allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi che affrontano alcune delle sfide sanitarie più urgenti al mondo. Dallo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e trattamenti per le malattie infettive alla creazione di soluzioni alimentari sostenibili, le possibilità di impatto positivo sono infinite. Sezione 9. Conclusione. Abbracciare il futuro della salute e del business. L'intersezione tra biomedicina e business non è semplicemente una tendenza. È un cambiamento fondamentale che continuerà a rimodellare i settori e ridefinire il futuro del lavoro. Abbracciando il potere dell'innovazione, promuovendo una cultura di apprendimento continuo e affrontando le considerazioni etiche con attenzione, le aziende possono sfruttare il potenziale trasformativo della biomedicina per creare un futuro più sano, più produttivo e sostenibile per tutti.